Avete visto? Avete visto? Ci sono dei ragazzi, delle persone italiane, degli italiani che hanno realizzato, o stanno realizzando perché ancora è un work in progress, un film esclusivamente per passione di uno dei più grandi eroi dell'infanzia, un po' penso di tutti noi, il grande UFO robot Goldrick, che io li invito qua sul palco perché sono venuti a trovarci. Prego. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao. Questo è lui, il casco di Actarus, no? Sì, è il prototipo proprio usato in cartapesta. Perfetto, però è cartapesta, ma poi abbiamo visto che insomma l'effetto è veramente straordinario, quindi veramente un grande lavoro. Io sono un buzzurro perché non vi ho presentati. Sono con noi Luca Miragoli, grafico e ciao animatore. A tutti. E il regista Emiliano Guarneri. Ciao, ciao a tutti. Mentre per un po' per tutti mi preparo le domande, io per voi non c'ho niente da dire, io vi chiedo come avete fatto? come vi è venuta l'idea proprio di andare a ripescare questo che possiamo chiamarlo un classico, insomma, dell'animazione giapponese, ma che poi è stato esportato in tutto il mondo? Per questo risponde lui, perché è stato lui l'animatore. Lui ha avuto l'idea di scegliere proprio... Fai l'animazione, ma è anche l'animatore del progetto. Perfetto, sentiamo un pochino perché proprio Goldrake. Diciamo che Goldrake è praticamente un sogno d'infanzia. Pensate un attimino. Quando eravamo bambini in Italia non c'era niente, i cartoni animati erano quello che erano, poi è arrivato Goldrake, è stato come sindrome di Stendhal, visto Goldrake? Che anno era? Era il 77, credo, ottobre o novembre. Rai 76. 2 mi pare, Rai 2 in bianco e nero addirittura, no? Sì, io lo vedi in bianco e nero la prima volta. Perché le televisioni erano ancora in bianco e nero parecchie. Una cosa pazzesca per me vederlo, ricordo che mi ha spinto a fare il lavoro che faccio adesso. E adesso fai il? Il grafico, e praticamente ho iniziato disegnando Goldrake, che erano orrendi i disegni, oggi si è cambiato. Perché è stato il primo cartone animato con il robot, no? Che è arrivato sì, in Italia. Sì, ma non solo, è il primo cartone animato a avere una narrativa coinvolgente. Prima c'erano le cose agghiaccianti della Warner Bros, Tom e Jerry, non ti davano quel pathos. Vabbè, è un po' diversa anche insomma, sì, il contesto. Sì, quello che passava in convento. E avete deciso di mettervi al lavoro quando vi siete messi? Qualche anno fa, mi sembra, un progetto che... 2003. Nel 2003. Io ho perso il conto. Nel 2003 avete iniziato, avete avuto questa idea, quindi avete coinvolto altre persone. Sì. Chi collabora con voi a questo progetto? Allora, Tullio Zanibelli, che lavora con lui sulle animazioni e sulle modellazioni tridimensionali. Non lo posso infilare? Sì, dai, non ci passi. Non c'entro. Di un bambino quasi. Ho una testa enorme. È molto magro. Lo tengo così. È un alieno, in fin dei conti, lo può indossare solo lui. Un'emozione, prego. No, ti dicevo, Tullio Zanibelli, che poi è anche l'autore delle musiche, suo malgrado, nel senso che lui non sapeva di saper fare le musiche, e quelle musiche avete sentito prima anche nel trailer, così, tutte le musiche che sentite le ha fatte lui, ha imparato a fare musica semplicemente su questo progetto. Ha iniziato in questo modo? Non ha mai fatto neanche l'attore, si è improvvisato attore anche per questo progetto, perché lui me l'ha fatto conoscere dicendo, guarda, ho una persona che assomiglia a Procton, perché noi abbiamo cercato di farlo assomigliare a Procton, però... Siamo lì alle 4-5 persone che non conoscono questo cartone animato. Allora, sì, Procton certo. È lo scienziato che praticamente prende il padre putativo, sì, adotta l'alieno che viene dallo spazio. Questo alieno, questo sì, Gold, sì. Actarus, Actarus. No? Che viene dal pianeta Flint, so tutto, Flid, io so Flid. Tutto! Non Flint, Flid. Non so tutto, Flid, non Flint, io ho sempre detto Flint. No, no. Vabbè, ok, allora è Flid, che era una stella, giusto? Vabbè, sì, e praticamente voi avete registrato, avete cercato di scrivere l'incontro, il primo incontro tra questo terrestre e questo alieno, che nessuno ha mai scritto, perché di solito in qualche modo esiste probabilmente una sorta di episodio zero, o comunque si vedono dei flashback sia nel fumetto che nel cartone animato. Però voi avete fatto, abbiamo cercato un attimo di riattualizzarlo un attimo l'inizio della storia. Sì, sì. Perché avete scelto di farlo proprio cercando il più possibile di somigliare alla realtà? Perché non avete fatto un cartone animato? Allora, diciamo così, il cartone animato ha tempi e costi cose che non siamo in grado di affrontare. Invece il film, secondo i nostri mezzi, era più abbordabile. Oltretutto, questo è un parere mio personale, l'impressione di vedere una cosa, cartone animato bambino, trasportato film, è un'emozione che non credo che possa dare... Cioè, a me ha fatto un effetto incredibile riuscire a vedere le riprese, vedere Actarus, che era un sogno bambino, vivo. È stata una cosa bellissima. Insomma, quando pensate, a che punto siete, insomma? Perché a questo punto vogliamo vedere l'episodio completo. Stando alla storia, la storia dovrebbe durare 20 minuti o qualcosa di più. Perché che è già scritta, è già ben definita. La storia è già definita, esiste tutto uno storyboard. Man mano andiamo avanti, spuntiamo le scene dello storyboard. Certo. Quindi, stando al lavoro di animazione, perché appunto, come stavamo dicendo, poi abbiamo comunque dovuto animare. Anzi, avevamo
avevamo avuto l'idea di fare il film, diciamo ok, con il film facciamo due o tre scene tridimensionali e poi ci accaviamo. Invece no, adesso siamo nella fase in cui è tutto 3D praticamente. Amici, io vi ringrazio, vi rendo l'elmetto perché vi servirà, perché noi vogliamo assolutamente vedere finito quest'opera. Vi ringraziamo, vi auguriamo un buon ritorno a casa. Grazie. Ci ha fatto molto piacere avervi qua. Possiamo vedere qualche altra immagine che ci avete preparato, è vero? Noi abbiamo portato un piccolo trailer in anteprima solo qui per voi, per cortocircuito. Da oggi in poi sarà poi su internet. Fantastico. Molto breve, insomma. Grazie Luca Miragole e Emiliano Guarneri. Grazie. Grazie a voi. Grazie!